11 anni fa, quando partimmo dal Mosca con nostro padre che doveva raggiungere la sua brigata, me ne ricordo benissimo. Mosca era già calda, era l'inizio di maggio e tutto era pieno di fiori e di sole. Dai a tu, don diliri, ai don dai du te, li ai du dora, don di ai don diliri, e don dora di due du te. Ma istante, dottore, io con un braccio alzo soltanto 25 kg, ma con due... Oh, 70, 80, 90! Con l'onore di presentarmi, Virginie! Siete invecchiato, ma non ancora vecchio. Ho già 42 anni. E così tutto ciò che a noi oggi sembra normale, col tempo diventerà scomodo, inutile, poco intelligente, forse addirittura immorale. In che dentro stai, prospero che sai, in denza scende tu Cristo. Tu sei genuina, sei pura, la verità non si nasconde a tuoi occhi, solo tu puoi capirmi, io ti amo. Andrei ieri sera ha perso 200 rubli a carte. Io amo, stimo mia moglie, chiaro? E pretendo che la stimino anche gli altri. E che da domani quella vecchia cariatide, quella mummia a cui rimandavo the sec, non sia più in questa casa. E io dove vado? Dove vado con 80 anni? Rimani seduto, non lo so. Ma forse non l'ho veramente rotto, si pare soltanto che io l'abbia rotto. Forse si pare soltanto di esistere. E invece non esistiamo per niente. Io non so niente. Nessuno! Nessuno sa niente! Olga, io amo! Questo è il mio destino! Dove sono? Dove sono le nostre speranze? Ricominceremo a vivere come prima. E io né una parola, né un'allusione. La vita è dura, ma non possiamo non vedere che sta diventando sempre più luminosa, sempre più leggera, e arriverà il giorno in cui saremo felici.